Ho presentato una proposta di legge che regolamenta l'utilizzo dei luoghi di culto, chiedendo che chiunque voglia aprire, non abbia avuto la convenzione costituzionale come è previsto, dichiari alcune cose, che rifiuta assolutamente le guerre religiose e tutto quello che riguarda insomma i diritti umani, e ho voluto inserire anche una parte dove si rifiuta assolutamente la pratica dell'infibulazione. Una cosa che io trovo importante e qualificante, che peraltro esiste in altri paesi, è che la predicazione venga fatta in italiano. Voglio fare un esempio molto chiaro: in Turchia, che è un paese a maggioranza islamica, l'obbligo è di predicare in turco e non in arabo. Credo che ci siano delle norme importanti, è costituzionalmente sostenibile e penso che possa essere un traguardo importante per regolamentare in maniera definitiva, anche nell'interesse della sicurezza del paese, quello che sta succedendo e che vediamo ogni giorno. Quindi, a risposta, di tutti quelli che ritengono che si possa fare religione in maniera assolutamente trasparente, questa proposta di legge dovrebbe piacere. Quindi è importante che le prediche vengano fatte in italiano? È importante che le prediche vengano fatte in italiano, così come succede in altri paesi europei e così come succede in alcuni paesi di religione islamica. Bisogna avere la capacità di sapere cosa si predica nei luoghi di culto. Ovviamente è una norma generale, ma è ovviamente rivolta con chiarezza, in particolar modo, al problema della predicazione islamica, sia nelle madrasse che all'interno di quelli che qualcuno considera luoghi di culto e che spesso non sono nemmeno normati. Vogliamo sapere cosa dicono, visto che l'arruolamento per gli estremismi islamici avviene anche in Italia, verifichiamo cosa viene detto nelle moschee o cosiddette moschee.